Social TV La Liguria si confronta su Primo Canale, potete usare Twitter, potete usare Facebook e postare il vostro messaggio, i vostri messaggi, potete utilizzare il numero verde, potete utilizzare il numero di SMS se volete digitare il vostro messaggio e inviarlo. Per rivedere tutte le puntate di Social TV andate su YouTube, youtube.com/primocanale e potete vedere tutte le puntate di Social TV. Con altri servizi, altri messaggi, insomma, vedete, ci sono già le puntate, la puntata di ieri che potete rivedere, potrete rivedere anche queste e tutte le altre puntate di Social TV, quindi su youtube.com/primocanale. Tra l'altro, in bella evidenza c'è un video sulla moschea, la moschea sarà proprio il tema di domani sera, quindi un altro tema di quelli carichi. Andrea, in contatto con noi da Skype, buonasera. Buonasera a tutti, mi si sente? Ti sentiamo bene, vogliamo sapere dove sei. Ah, io sono a casa. In camera, facci vedere un po' camera tua, siamo curiosi. Direi che è meglio di no, perché chi mi sta guardando sa lo stato un po', diciamo, di caos della mia camera. E beh, facci partecipi un po' del tuo caos, giusto un attimo di caos, per capire come... Quanti anni hai, Andrea? Io 18. Allora, vogliamo vedere la camera di un diciottenne del nuovo millennio. La camera diciottenne è la camera, diciamo, che pensa molto, quindi si... diciamo, più che mettere a posto, va bene, allora vediamo dietro di te una gruccia con i pantaloni, va bene, ok Andrea, ah, abbiamo capito, insomma è chiaro. Allora Andrea, volevi intervenire? Sì, volevo intervenire, intanto a proposito proprio dell'occupazione. Io sono un diciottenne e trovo di fronte alla decisione universitaria, diciamo, e vedo che comunque troviamo un po' tutti con difficoltà per, diciamo... insomma, abbiamo, è difficile scegliere, è difficile scegliere subito per il proprio futuro, vuol dire questo? Sì, soprattutto perché ad oggi sono pochi sbocchi lavorativi e, diciamo, le posti sono ristretti in pochi campi. E questo è dovuto, secondo me, molto dal biennio scorso politico, dove si diceva che con la cultura non si mangiava, invece con la cultura si mangia, è un messaggio giusto. Con la cultura si mangia, certo, questo è un messaggio chiaro, insomma, nel senso che bisogna avere... Hai davanti una rappresentante del mondo sindacale e una rappresentante del Consiglio regionale, quindi del Parlamento locale, che poi andando avanti con il federalismo assumerà un ruolo ancora più importante rispetto a quanto non ne abbia già adesso. Allora, vuoi fare una domanda a una delle due o a entrambe? Per quello che riguarda il tuo futuro. Ma tanto sempre a livello dell'occupazione, se ci sono dei progetti per giovani. Allora, possiamo chiederglielo, grazie Andrea. Resta lì perché ti risponde Maruska prima. Ci sono dei progetti per i giovani a livello regionale? Allora, per quello che riguarda l'occupazione. Per quello che riguarda l'occupazione, si è parlato molto di, allora si parla sempre, voglio essere onesta, qui si parla sempre di cercare di dare aiuto ai giovani, però alla fine nel concreto diventa difficile perché la difficoltà dei giovani sta proprio nelle modalità di ingresso al mondo del lavoro. Ora, se non si modificano le modalità di ingresso al mondo del lavoro, diventa difficile per loro, con l'allungamento dell'età pensionabile, riuscire ad inserirsi in una qualsiasi attività lavorativa, perché innanzitutto manca il turnover. Chiaro. E allora chiedo subito, Maruska, passiamo allora subito la palla al sindacato, questo articolo 18 e tutti i contratti atipici, insomma, si fa un gran parlare di tutto quello che sta accadendo intorno a questo intoccabile articolo 18, diciamolo, certo ragione, diciamolo, e poi tutti i contratti. Diciamolo rapidamente perché abbiamo anche un'altra chiamata su Skype. Allora, è evidente, direi a tutti, che ci sono che ci sono degli atteggiamenti che, fortemente ideologici. Io personalmente, questo lo dico a prescindere dalla posizione della mia organizzazione, sono per la salvaguardia dell'articolo 18. Perché? Perché se noi guardiamo i numeri, i lavoratori realmente tutelati da questo articolo non sono l'esercito di privilegiati e fanulloni che ci viene dipinto in maniere davvero grottesche. L'articolo 18 è quantomeno un argine ad una precarizzazione del lavoro che non è flessibilità e non è buona flessibilità. Se è vero che per creare occupazione, quindi per favorire nuovi inserimenti, le aziende da 20 anni perlomeno chiedono di rendere più
agevole l'assunzione ma anche il licenziamento. È altrettanto vero che si è fatto un pessimo uso di quegli strumenti normativi ad oggi esistenti che permettono di, per esempio, inserire un giovane con contratti di apprendistato, con forme di lavoro atipico che non siano viziose come quelle presenti. Giuseppe, Giovanni. Abbiamo pubblicità tra poco, però adesso ci corriamo con il segretario della Team CIS Genovese Licorini. Sentiamolo per quello che è successo oggi a Roma e qual è la sua pensiero rispetto alle conclusioni, soprattutto per chi cantino. Buonasera Nicolini. Buonasera a voi. Allora, la FIM, lo diciamo subito, fa parte di quel, è uno di quei sindacati che ha firmato un contratto che la FIOM non ha approvato. Voi oggi non avete partecipato allo sciopero di 8 ore. Esattamente, anche perché non bisogna usare i lavoratori contro gli accordi che tutelano i lavoratori. Noi il 21 di dicembre abbiamo firmato un accordo che dà garanzie per i prossimi 2 anni ai lavoratori del cantiere di Sesto Ponente, aumentando anche la tutela salariale. Ma le chiedo, qual è la distanza maggiore tra voi e la FIOM? Perché non si riesce proprio a raggiungere un accordo? Ma guardi, non è una distanza tra noi e la FIOM, assolutamente. Noi facciamo un lavoro, che è quello di fare sindacato, e il sindacato deve fare accordi. Noi, fino ad oggi, abbiamo sottoscritto tutti gli accordi possibili, logicamente con il consenso dei lavoratori, e abbiamo garantito al cantiere di Sesto Ponente, perlomeno per i prossimi 2 anni, non solo la tutela di avere un salario, per quanto riguarda, diciamo così, la tutela salariale, ma anche un accordo per il ribaltamento a mare, che noi crediamo sia importante per il proseguimento e per il consolidamento di questo cantiere a Genova. E allora vi siete chiesti se questi accordi sono davvero così utili all'azienda? Le chiedo, come mai FIOM invece va avanti in questa linea che possiamo definire dura e pura, secondo il vostro punto di vista? Ma guardi, ognuno adopera il proprio modello sindacale, che va, ci mancherebbe altro, rispettato, anche se a volte non è condivisibile. Noi dobbiamo fare gli interessi dei lavoratori. Se c'è una crisi della cantieristica a livello mondiale, non solo europeo, noi dobbiamo cercare di tutelare gli 8 cantieri che sono in Italia. Con l'accordo del 21 c'è scritto chiaramente sull'accordo che abbiamo sottoscritto che nessuno di questi cantieri chiuderà. Tra l'altro, importante che non chiuderà quello di Sesto Ponente. Benissimo, grazie per essere stato con noi e per aver precisato insomma quella che è la vostra posizione. Noi ci ritroviamo tra poco, Social TV, continuate a scrivere su Facebook, continuate a chiamare anche con Skype e soprattutto con gli SMS, insomma avete tutti i mezzi a vostra disposizione tra poco qui su Primo Canale.